grazie mille di essere venuti. Volevo un po' parlare di questa coordinazione con il Comune di Pisa, che è il nostro organizzatore nell'evento AIRC del 27 maggio presso la Trinità Isola di Minerino. È un evento organizzato per la ricerca, per la raccolta di fondi che verranno interamente devoluti alla ricerca appunto sul campo. Quindi la donazione che ciascun ospite farà per partecipare sarà appunto devoluto interamente. È appunto un sodalizio quello che nasce tra la Trinità Isola e l'AIRC per l'amore per la ricerca futura e poi soprattutto la necessità di far vedere questo scorcio di Bella Italia non soltanto a chi la possiede, ma anche che possa essere utile per raccogliere importanti fondi per la ricerca sul campo. Il Comitato Toscano è importante sottolineare, è il terzo in Italia dopo la Regione Lombardia e la Regione Lazio per la raccolta di fondi. Infatti quest'anno sono stati raccolti 4 milioni di euro circa con le arance della salute, la zalea della ricerca e poi gli eventi che ciascuno di noi volontari praticamente... Quello che mi premeva dire è innanzitutto la considerazione che si deve avere per lo sforzo di una grande associazione e per aiutarla a radicarsi anche nel nostro territorio. La vostra associazione fa campagne nazionali, ha una visibilità nazionale e questo carattere, diciamo, è il carattere fondamentale per mantenere quel volume di raccolta di fondi che poi consente di fare investimenti davvero significativi in ricerca e in attività di sensibilizzazione, ma a noi interessa anche avere associazioni che siano presenti sul territorio, perché il nostro ruolo in particolare può essere importante sul territorio, può essere importante per diffondere una cultura della prevenzione e una cultura della speranza, visti i risultati via via sempre più importanti che si conseguono nel campo della lotta ai tumori, della cura della malattia, ma può essere tanto più importante in una opera di prevenzione praticata che riguardi gli stili di vita, che riguardi la prevenzione di quelle malattie spesso legate all'invecchiamento, che fatti conti, guardate le statistiche mediche, poi sono la parte più rilevante del fenomeno, e qui stiamo cercando di muoverci anche in base alle suggestioni, all'esperienza di personalità, di operatori come il professor Pinchera. Voi sapete che abbiamo un progetto sperimentale condiviso con la Regione Toscana che si chiama Pisa che cammina, che riguarda gli stili di vita dal lato delle attività motorie, e quindi vorremmo sperimentare una città che dà ai suoi cittadini sempre maggiori possibilità di fare pratica sportiva o di fare buona pratica di uso di una città che ha spazi verdi, piste ciclabili o percorsi pedonali, abitudini di vita, stili di vita, ma vorremmo andare avanti e poi cominciare a lavorare anche sulle abitudini alimentari e su ciò che riguarda proprio una complessiva attenzione che parta dalle scuole, almeno dalle scuole dove un discorso di questo genere si può fare, può essere inteso e ascoltato e diventi cultura civica, cultura, modo d'essere di ogni cittadino, di ogni famiglia. Ecco, qui noi abbiamo davvero un grande compito e con i mezzi che ci sono oggi, usando internet, usando mezzi non costosi, una capacità
di comunicazione più facile e pervasiva, noi possiamo fare un grande lavoro. Quindi un lavoro concreto facendo progetti sul territorio e un lavoro di informazione e sensibilizzazione. Su questo, ecco, io dico alle associazioni che fanno ricerca, riservate attenzione anche a questo tipo di ricerca, cioè a una ricerca che intervenga anche sulle possibilità di fare esperienze nuove sulla prevenzione, per dare delle linee di lavoro, per dare che c'è tutto un mondo che noi possiamo mobilitare, che già è mobilitato e spende grandissime risorse in questa battaglia, basterebbero risorse inconfrontabili, molto meno consistenti per aprire un fronte di battaglia anche sulla prevenzione, come ad oggi dobbiamo dire non è ancora aperto, e questa è la frontiera che possiamo condividere e che vorremmo condividere. Grazie. Che è nostro sostenitore, nostro amico in AIRC, ha sempre curato la giornata scientifica, è un nostro punto di forza, di grande forza nell'associazione, nel Comitato Toscana. Dunque grazie Cornelia. È un appuntamento questo annuale, anzi è un nuovo appuntamento, mi pare di aver capito, è quello di un evento che chiama direttamente la gente a partecipare in qualcosa che è ludico, in qualcosa che è vicino alla natura, ma che indirettamente porta un grosso sostegno alla ricerca. Il sindaco ha sottolineato un aspetto, cioè dire che Pisa si può caratterizzare per un'attenzione particolare a queste manifestazioni, a queste attività che uniscono il problema della salute al problema generale del vivere insieme. E questo è un aspetto importante. Diceva che il progetto Pisa che cammina, di cui credo che siamo tutti orgogliosi, è un segno che la città può condividere e può anche promuovere la salute attraverso strumenti vari. E uno strumento come quello del ridisegno della città e della vita comune, indirettamente, ma in modo molto efficace, contribuisce anche al problema della prevenzione dei tumori. Questo è. Ora, Pisa, lo dicevo poco fa all'intervista la televisione, ha una particolarità. Credo che sia una delle città dove c'è la massima concentrazione di ricercatori, che si occupano del cancro. E questa massima concentrazione è dovuta alla presenza in questa città di almeno 5 diverse grosse organizzazioni che sono devolute alla ricerca e alla cura. Vuoi l'università, vuoi l'ospedale, vuoi il CNR, vuoi l'INFM, la scuola normale, la scuola Sant'Anna. Io credo che siano pochi i luoghi in cui si possa combattere una concentrazione di questo tipo. E anche l'alto livello. Diceva prima la nostra Presidente che buona parte delle ricerche che sono effettuate con il supporto dell'AIRC hanno il vanto di essere poi pubblicate sulle riviste più prestigiose, e Pisa è sicuramente tra quelle che sono più attive. Io vorrei dire, qui c'è qui il nostro amico professor Macchia, che vedo ogni volta coinvolto in questi eventi, è nella cura, ma ho detto che i gruppi che si avvantaggiano dei finanziamenti della ricerca attraverso l'AIRC in Pisa sono moltissimi. C'è quello del professor Bigliacco, il professore Basolo, c'è il professore Falcone che è particolarmente attivo, il professore Danesi. Ora io devo dire che ho anche un po', chiamiamolo così, un motivo un po' personale per ricordare la Rossella Elisei, che in fondo anche grazie ai finanziamenti dell'AIRC quest'anno ha avuto il premio
il premio internazionale dato dallo Sloan Kettering di New York. Questo è un grande riconoscimento, un grande riconoscimento che viene anche a questa associazione. Perché? Perché questo istituto, che è l'Istituto di Tumori degli Stati Uniti, quindi il più prestigioso istituto in questo campo, ha riconosciuto che queste ricerche che sono state effettuate qui, grazie al contributo dell'ARC, hanno un peso importante per la cura e per la diagnosi precoce dei tumori della tiroide. Devo dire anche, sempre per essere, e c'è qui la Eleonora Molinaro, che grazie a questi finanziamenti ha potuto avere anche una sua esperienza allo Sloan Kettering. Insomma, io vorrei fare un lungo elenco delle persone che in un modo o nell'altro beneficiano del contributo, poi devo dire, dei pisani, perché io non avrei mai sostenuto che i toscani fossero così ricchi da essere... Si vede che amano molto le arance. Questo è un... o forse ci saranno anche altri motivi. Bene, io chiudo nel dire che questa convergenza tra le istituzioni pubbliche e le associazioni come l'AERC e le istituzioni di ricerca e di universitarie e non solo universitarie danno un frutto, e il frutto avrà delle ripercussioni e ha delle ripercussioni sulla salute della gente.